Questa settimana a Focus Europa. Le previsioni economiche della Commissione, Italia ultima per crescita in Europa. Le elezioni midterm negli Stati Uniti, tornano i democratici alla Camera, exploit delle donne. Standout Woman Awards 2018, un premio per l'eccellenza femminile. The European economy has enjoyed 5 consecutive years of growth and is forecast to continue expanding. Investment continues to rise and new jobs are being created. Le previsioni economiche della Commissione europea per il 2018-2020 mostrano un PIL ancora in crescita, ma il quadro internazionale è sempre meno favorevole. Bene gli investimenti e i consumi, qualche nota positiva arriva anche dall'occupazione, ma i dati, se messi a confronto tra i vari Stati membri, mostrano ancora grandi distanze. I fondamentali economici dell'UE restano solidi, assicura Pierre Moscovici, commissario per gli affari economici e finanziari, ma la crescita proseguirà con ritmi più contenuti. Preoccupano alcune situazioni, soprattutto quelle dei conti pubblici di Italia, Grecia, Spagna, ma in generale l'Europa regge. L'inflazione dovrebbe lievemente aumentare come segno di ritrovata dinamicità dei salari e dei consumi. I rischi arrivano invece dagli scenari internazionali, tra minacciate guerre commerciali, instabilità politiche, prezzi del petrolio e competizione globale. Il futuro sembra prevedere l'arrivo di nuvole all'orizzonte. Stranamente notiamo un rallentamento più marcato nei grandi stati, Germania, Francia, Regno Unito poi per ragioni sue è molto più marcato, insomma per ragioni specifiche, e tra l'altro la Brexit è uno dei fattori di rischio, insomma, che pesano su questo scenario, non di poco conto tra l'altro, e c'è naturalmente l'Italia, veniamo all'Italia che è il fanalino di coda ancora una volta, diciamo. Allora, se la Germania fa nel 2018 l'1,7, la Francia l'1,5, il Regno Unito, nonostante tutti i suoi guai, l'1,3, l'Italia fa l'1,1, insomma, quindi restiamo il fanalino di coda della crescita europea, e questo resta un grande problema. Soprattutto se comparato con dinamiche sostenute in Portogallo, per non parlare dell'Irlanda che cresce a tassi del 7%, cioè è possibile crescere in Europa, i paesi baltici crescono a tassi intorno al 5%, quindi ci sono paesi che hanno fatto grossissimi aggiustamenti, pensiamo all'Irlanda, e che mostrano una dinamica e una vivacità sorprendente. Le previsioni economiche d'autunno pubblicate dalla Commissione europea sull'Italia sconfessano le stime contenute nella legge di bilancio del governo italiano, lasciando il nostro paese fanalino di coda in termini di crescita del PIL nella zona euro e nell'Unione europea. Secondo Bruxelles, la crescita nel 2018 sarà dell'1,1% e dell'1,2% nel 2019, contro una media nella zona euro del 2,1% per quest'anno e dell'1,9% per il prossimo. Numeri che mettono l'Italia nel mirino dell'esecutivo comunitario per la violazione degli accordi sul contenimento del deficit strutturale, considerando anche che, sempre dalle previsioni, nel 2020 il paese sfonderà il fatidico tetto del 3% del rapporto tra deficit e PIL. In più occasioni l'Italia in linea di principio avrebbe potuto essere sottoposta alla procedura di deficit eccessivo legata a una mancata sufficiente riduzione del debito. In tutti e più i casi, beneficiando anche di numerose forme di cosiddetta flessibilità, si era giunti alla conclusione che ci fosse un sostanziale rispetto, perlomeno non una grave violazione degli obblighi del patto, e questo facesse sì che non si dovesse procedere alla procedura di deficit eccessivo. Quello che il governo italiano però ha incluso nei suoi piani è l'opposto di un aggiustamento, cioè non è soltanto un aggiustamento che alcuni potrebbero considerare insufficiente rispetto agli obblighi del patto, ma che perlomeno va nella direzione di raggiungimento del cosiddetto obiettivo di medio termine di pareggio del bilancio, ma è un movimento in senso opposto, e cioè di espansione, ed è dichiaratamente tale nelle dichiarazioni del governo. Quindi sembra difficile riconciliare questa dichiarata volontà di espansione fiscale
con una interpretazione sia pure molto generosa di rispetto delle regole attuali. Negli Stati Uniti le elezioni midterm hanno visto la vittoria da parte dei democratici alla Camera, mentre come previsto ai repubblicani è rimasto il controllo del Senato. Spicca il dato dell'affluenza che ha fatto segnare il record per un'elezione di metà mandato, frutto probabilmente della dialettica spesso divisiva e poco conciliante del presidente Trump su molti temi. Sta di fatto però che la vera novità uscita dalle urne statunitensi è rappresentata dal numero record di presenze femminili sulla scheda elettorale. Ben 230 donne per la Camera dei Rappresentanti, 75 di loro vittoriose. Ecco dunque che in molti stati americani iniziano ad apparire i primi volti femminili destinati a posizioni di potere, dall'Iowa al Kansas, dal New Mexico al Minnesota fino ad arrivare a New York nel Bronx. Sono tante le donne che ce l'hanno fatta, come a simboleggiare una vittoria di un inevitabile progresso ai livelli più alti del sistema politico americano. Alcune di queste donne, la candidata musulmana del Michigan, la candidata del Minnesota che è pure musulmana, ma è una rifugiata somala nata in Kenya, quindi un percorso tipico da come dire, approdo al sogno americano poi realizzato, la pilota di aereo da combattimento in Afghanistan. E anche, forse la figura di maggiore rilievo politico, la Alexandra Ocasio-Cortez, che ha vinto in un distretto dove bastava presentarsi come democratici e vincevi, perché ha vinto nel Bronx a New York. Però ha vinto dopo aver battuto nelle primarie un uomo dell'establishment del Partito Democratico, quindi la nuova onda che batte l'establishment e arriva alla Camera. Ne sentiremo parlare ancora di Alexandra Ocasio-Cortez, ma non nel 2020 perché è troppo giovane. Esordiente alla Camera, 29 anni, avrà altre occasioni per aspirare a fare la corsa alla Casa Bianca. È arrivata alla sua quinta edizione il premio Standout Woman Awards, prestigioso riconoscimento dedicato alle donne che si sono contraddistinte in vari settori del lavoro e della società civile: imprenditoria, arte, spettacolo, scienza e medicina. Sono tanti gli ambiti in cui cresce l'eccellenza femminile. Quest'anno l'autorevole premio è andato a 21 donne che per talento, coraggio, sensibilità e determinazione hanno raggiunto prestigiosi obiettivi. L'iniziativa è stata organizzata dalla consigliera di parità della provincia di Brescia, Anna Maria Gandolfi, in collaborazione con l'associazione no profit Promazioni 360. Tra le premiate anche Beatrice Covassi, capo della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. È stata una soddisfazione speciale perché sono stata candidata da una donna che non conoscevo. E che seguiva le mie attività nei media, in televisione, ma anche sui social. E questa donna? Un gruppo di amiche praticamente mi ha fatto da support group e un giorno mi ha detto di avermi candidata a questo premio, che poi ho vinto. Quindi è un messaggio su un modo diverso di fare politica. E abbiamo visto con le midterm elections negli Stati Uniti che le donne sono la chiave di volta per promuovere una politica diversa, nel caso statunitense più inclusiva. Abbiamo avuto candidate per la prima volta musulmane, sì. Candidate ispaniche, la più giovane donna al congresso, 29enne, quindi anche una novità sociale molto forte, e credo che questo anche da noi in Europa possa essere la chiave di un'Europa che invece di richiudersi su se stessa, invece di restringersi dentro confini sempre più stretti, per quanto rassicuranti, abbia il coraggio di portare avanti ambiente sostenibile, pace, sviluppo, tutti quei valori che per le donne sono fondamentali.